Benvenuti in una nuova puntata di Broken Lights. Oggi parleremo di che cosa? Ma oggi abbiamo con noi uno dei fondatori di un Lo collettivo volevo che è diventato dire, famoso che ormai in tutta spettacolo. Italia. Io sono emozionato perché Anch'io, sì, è li seguo bellissimo, da un li sacco di seguo. tempo, sì, e volevo appunto sapere cosa c'era dietro. Ma prima di iniziare con l'ospite, vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri social qui sotto in descrizione, con YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Facebook. Quindi Esattamente, seguiteci in potete tutti i rivedere nostri sempre social. di nuovo le puntate che abbiamo trovate sempre sul nostro canale, trovate degli spezzoni su Instagram, insomma, potete riascoltarci su Spotify e niente, quindi Iniziamo la sempre, puntata? certo, assolutamente, presentiamo il nostro ospite di oggi, eccolo qui, Mario di Calciocavallo. Esatto. Buon pomeriggio a tutti. Come stai Esatto, innanzitutto? bene, bene, bene. Un po' Allora, appesantito da quest'estate. sì. Vedete che ne parliamo pure un po'. Prima di buttarci subito nel vivo, no, della puntata, ti chiediamo innanzitutto, ti vogliamo presentare, per coloro che appunto non ti conoscono. Ci vuoi fare, una presentazione tu? Insomma, ti vuoi presentare? Mia? Sì. Vabbè, io sono Mario Fratino, Sì. e sono uno dei ragazzi, dei membri del Calciocavallo. Siamo un bel po' di persone ormai, Dai, siamo... spieghiamolo, cos'è Calciocavallo? Allora, Da quanto è formato poi, tra l'altro? è una squadra che è nata nel 2014 a Milano. È stato un modo per stare insieme, fondamentalmente. Volevamo vederci almeno una volta a settimana e siccome avevamo tutti la passione del calcio, calcetto, abbiamo iniziato a giocare. A che le partite tra di noi abbiamo pensato di iscriverci ad un campionato e Bello. di scegliere il nome Calciocavallo, che un po' ricorda anche la nostra origine Esatto, molisana. Calciocavallo, E sì. ragazzi. Poi non so se tutti sanno, FC non è Federazione Ok, Calcio, ma è diciamolo sì. Forchetta e Coltello, per essere chiari Esattamente. e Dobbiamo far capire sottolineare cosa queste vogliamo. peculiarità, no? E quindi è iniziata così, i primi anni male, malissimo a livello sportivo, ma a livello social e di divertimento siamo andati molto bene. E poi 2 anni fa siamo riusciti anche a vincere il campionato a Milano. Bello, bello. E ci siamo divertiti tanto perché poi erano tutte squadre del nord, eravamo gli unici del sud, quindi è Una stata una bella soddisfazione. soddisfazione. Ci credo, voglia. E da un paio d'anni abbiamo allargato il virus, diciamo, per restare in Restare un po' in tema. tema. Bello. È nata prima a Torino una squadra, poi è nata a Bologna, Roma, Pescara e da Wow. quest'anno anche a Londra. Vedi che figo, cioè Sempre. le origini molisane che poi vedi Sì. arrivano anche Ragazzi che ci all'estero, hanno diciamo. chiesto di Sì. far parte della Bello. squadra e di prendersi la responsabilità, perché poi noi abbiamo dei responsabili per ogni città, perché capite che non è facile gestire così tante persone Certo, è stando normale. lontani. Infatti. E quindi abbiamo dei responsabili, ma poi abbiamo comunque un gruppo centrale che organizza tutto. Questa è un'ottima cosa perché Tu sei costruisce. responsabile qui in Molise? Uno dei Io responsabili. sto a Milano, stavo a Ah, Milano. ok. Da settembre mi hanno trasferito a Pescara. Io sono un insegnante, anche se non sembra, sono Ah, un dai. insegnante di scuola primaria addirittura. Ah, ok. E quindi sono stato 5 anni a Milano. Sono stato accolto dalla squadra, da tutti gli altri amici, perché io sono arrivato un anno dopo e abbiamo pensato di lanciarci a fare dei video ironici. Inizialmente volevamo solo far sapere che stavamo combinando. Poi, Sì, ma poi da cosa nasce da cosa? cosa nasce Cioè, cosa, e c'è un po' tutto sfuggito esatto. di E mano. certo. Poi alla fine avere un profilo Instagram ha quasi 20.000 follower, Sì. quindi siete contenti, immagino, Sì, eh? Non ve molto l'aspettavate contento. nemmeno No, voi, poi, tra assolutamente no. l'altro. È chiaro che quello che vi conosco io, per come vi conosco, appunto, non tanto per la squadra di calcio, ma più che altro per quello che realizzate dietro le Sì, quinte. sì, sì. Ed è tutto molto bello perché poi ci sono delle produzioni che avete fatto, insomma, con tanti altri gruppi, poi vedremo nel Ospiti, corso ospiti. sì. Sì, poi abbiamo visto all'inizio i video che facevamo, semplicemente giravamo col telefonino Un po' come e tutti che come tutti iniziano. inizialmente. Ed è stato forse il periodo iniziale, è stato quello più ricco di idee,
perché poi le idee si erano certo, miliardi di idee, non riuscivamo nemmeno a realizzarle tutte. Poi man mano abbiamo cercato di migliorare un po', mm-hmm. e abbiamo collaborato con cameraman, con ragazzi che ci hanno fotografi, che ci hanno aiutato. Però diciamo che le idee fondamentalmente vengono sempre da noi, dal gruppo, da due o tre persone. Quindi il gruppo Molisano, il gruppo Molisano, giusto? Sì. Noi siamo tutti molisani. Ah, ok. Abbiamo, in varie parti, sì, però sparsi. Noi ad esempio abbiamo a Milano un solo ragazzo che non è molisano, mm-hmm. è di Napoli, l'Oriundo lo chiamiamo noi. No. e quindi per il resto abbiamo una... massimo il 20% di tutta la squadra può essere non molisana, perché okay. non è facile in tutte le città trovare ragazzi molisani sì. che sappiano più o meno giocare a calcio. Certo. Perché un calcio... Eh sì, fondamentalmente... Facciamo più il provino al bancone, no? E a tavola. Soprattutto. Poi FC, perché... certo. Diciamo. È più per il terzo le qualità tempo. Sportive vengono in quelle... secondo piano. Bravi. Più per il terzo tempo. No? Sì, sì, sì. La partita, in effetti, non si gioca sul campo, ma si gioca direttamente sul tavolo. Sì, post-partita. Post-partita. I miei trascorsi da ex regbista insegnano. Com'è questo tuo passato da rugby, insomma, come... Allora, sono curioso più che altro. Diciamo che ho iniziato a giocare a calcio perché che poi mi hanno al calcio. Inserito in questo gruppo, ma diciamo che io col calcio non è che... l'unico ruolo che potevo fare era difensore centrale, ma venendo dal rugby, però certo. molte partite non le finivo perché mi cacciavano, o avevo un po' troppa foga per il calcio. Eri molto duro sul campo, sì, dai. Interventi un po' alla Paolo Montero, sì, sì, sui tacchetti proprio, sulle caviglie con la gamba tesa, per citare un altro paese del Molise. Okay. Bello, bellissimo. E poi ho visto che comunque tramite il profilo sponsorizzate anche molte realtà molisane, di magari di produzioni, magari fate sempre vedere le nonne di paese che fanno i loro piatti tipici, insomma. Certo. Sempre un'altra idea nata da voi, questo appunto visitare tutti questi paesi. Assolutamente, perché secondo me i prodotti che ci sono in Molise fuori dalla regione sono difficili da trovare. Vivendo a Milano per tanti anni, quando tra virgolette abbandoni il Molise, ti rendi conto di quello che c'è qui. Molte persone non si rendono conto dei prodotti, delle bellezze, dell'aria pulita che si respira in Molise, che a Milano non c'è, fondamentalmente. L'aria pulita, dimentichiamocela, certo. I prodotti di qualità, a Milano trovarli, li puoi anche trovare, ma li paghi come oro, e invece in Molise te li buttano dietro, te li portano a casa, ti lasciano la busta davanti alla porta. Le nonne, oh, sono paia di cucuccia, oh, c'è una, oh, Madonna, sì, sì, quindi, sì, queste sono le vere realtà, sì, vivi, che puoi vivere solo qui. E siccome, trovandoci a Milano, non eravamo abituati tutti alla freddezza di una grande città, perché... Non è Milano, è anche Roma, è anche sì, Torino, sì. Ci sono città metropoli. Grandi dove è difficile legare. Sì. E quindi abbiamo fatto questo gruppo. La cosa bella era quando andavamo in giro, perché giravamo sempre 20-30 molisani, andavamo nei ristoranti, numeroso. Poi caciara, immagino. Le persone chiedevano, ma di dove siete? Noi siamo del Molise. Pensa tu, io non ho mai visto un molisano, ne vedo 30 di colpo. No, bellissimo. E quindi il caos. E quello è stato la cosa più bella. Certo, Molise non esiste. Dai, no, poi parleremo pure verso, insomma, andando avanti con la puntata, di questi aneddoti, no aneddoti, però di questi piccoli nomignoli che ci danno a noi, molisani, che insomma, cioè voglio dire, fanno un po', lasciano un po' il tempo. All'inizio facevano ridere, ormai non più. Ormai è quasi diventata più un'offesa. Sì, infatti. Perché cioè, è bello sentirtelo dire una o due volte, però dopo un po'... Avevamo fatto anche un video per come reagire al fatto che ti dicono il molisano non esiste. Come reagisce un molisano, una risata un po' amara, ma come dovrebbe reagire? Abbiamo messo delle scene anche di Bud Spencer e Terence. Bellissima. Belle badoste. Dai. Allora, Danilo, sì, io so, vogliamo presentare per esempio un po' di tuoi lavori che, insomma, che avete fatto, i nostri, scusami, che avete realizzato, per esempio ultimamente siete stati al Teatro del Loto con Mary Jo, sì, avete fatto una chiacchierata proprio con abbiamo fatto un'intervista,
ci hanno invitato a questo evento organizzato al Teatro del Loto ed è stata una bella cosa. Poi c'erano anche altri ragazzi che abbiamo conosciuto lì. E mi girava già da un po' in testa questa idea di fare una canzone Forstross. E avevo appena finito l'intervista con Mary Jo e dopo di me hanno suonato i ragazzi di Al Volte Ritornano, che salutiamo, che salutiamo, sì. Perché abbiamo... anche loro come ospiti, anzi ci hanno dato pure la maglietta. Sì, sì, e per chi ancora insomma si fosse perso l'intervista, la puntata, potete trovare sempre il link giù in descrizione e poi sulle schede avete sempre infatti tutto. Ci hanno spiegato appunto che Ross detto gross. Sì, è grossa, sì. Post grossa, e insomma un puto a caso è successo che dopo la mia intervista loro hanno suonato Rolls Royce di Achille Lauro, che mi si è illuminata la lampadina, certo. Ha detto dobbiamo fare questa canzone, sì, perché lui ci ha raccontato, mi girava in testa da un anno, però solo il ritornello. I ragazzi ci hanno raccontato, sì, che ti sei fiondato, sì, letteralmente da loro, sì, a gamba tesa di nuovo. Esatto. A Santo Afferrazzano, certo. E ho proposto ai ragazzi l'idea e loro subito l'hanno accolta a braccia aperte. E poi ci siamo incontrati con alcuni di loro e abbiamo fatto questo testo un po' ironico che e lascia anche un po' pensare. Esatto, un po' quello che anche vogliamo fare noi, no? Sì. Lasciare tra l'ironia e il messaggio, sì, che vogliamo, sì, sempre. Perché altrimenti poi diventa una cosa solamente goliardica, perché molte persone ci criticano perché noi parliamo solo di cibo, dicono... e di alcol, ma non è così, certo, perché chi ci segue da sempre lo sa benissimo quanto amiamo il Molise e quanto vogliamo farlo conoscere. Poi non facciamo la nostra non terra, ci siamo mai presentati alla regione, magari non so chissà in futuro, no, ma non penso, quindi chi dovrebbe fare qualcosa per il Molise non siamo certamente noi. Esatto. Ma magari, magari un giorno Calcio Cavallo col president si potrebbe fare, quindi via le lezioni. Sì. Allora, ripercorrendo un pochettino il tuo passato, invece, relativamente ai lavori che hai fatto prima di Forstross. Abbiamo sempre. Madonna, io mi sto chiedendo di qui, vedi, da solo, giustamente. E c'è A Carne Arrusta, il tormentone dell'anno scorso, sì, giusto? Sì, un pezzo fatto insieme a un altro gruppo, Corro Band di Riccia. Ah, ok. Ah. Adesso facciamo giusto partire, se ce la vuoi commentare, insomma. Sì, sì. Adesso, eccolo qui, il video che trovate... Sì, questo è il flashback, è quello che succede alla fine. Questa è Noemi, la cantante, che inizialmente non è molto felice di dover mangiare a Carne Arrusta, ma lei vorrebbe più qualcosa di salutare, di genuino. Che tra l'altro sì, è sempre... E di milanese. Ecco, è sempre una parodia, in realtà, sì, come avete fatto... Okay. Di Alice Merton. Sì, sì. Non Roots. Esatto, sì, sì, sì. Come avete fatto, insomma, anche come abbiamo detto... Sì, con l'altro, ma perché non siamo musicisti. Almeno i gruppi che collaborano con noi, sì. Però io non sono un musicista. E alcune volte, siccome l'inglese in questo caso non è che lo parlo proprio, mastico benissimo... Sì, sì, sì. Mi ricordava A Carne Arrusta, questo non Roots. Certo. Che avevo sentito anche questo così per caso e ho detto ma questa mi sembra che ha detto A Carne Arrusta. Invece poi sono andato a risentire e diceva non Roots. Quindi sei sempre tu che travisi le canzoni. Sì, faccio questi errori. Che poi sono le ita. Sì, no? Sì, sì. Bello, no, assolutamente, infatti noi ti facciamo i complimenti perché ha fatto veramente un bel successo, sta facendo il successo anche l'ultima di... Beh, speriamo di riconfermarci. Certo, potete ovviamente vedere il video completo, la canzone completa, giù in descrizione, certo, sempre, diciamo, perché merita. L'ho vista. Poi abbiamo visto, insomma, tramite appunto sempre Instagram che... Dove andate, lasciate il vostro adesivo. Ah, infatti, una cosa che volevo fare, l'avevo messo qui, volevo dare. Bello, dai. Da anche i ragazzi qui. Allora, eccolo. Grazie qua. Grazie mille, bello. Allora, alzarsi da questo divano è un'impresa. E pure noi dopo abbiamo dei regali, eh. Ecco qua, ragazzi. Grazie mille. Bello, bellissimo. Quindi, Broken Lights for... Calcio Cavallo, belli veramente. Eccola qui. Quindi qua c'è anche sempre un team che
insomma gli adesivi. Sì, abbiamo un altro ragazzo che collabora, che fa parte della squadra, che ha avuto questa idea, Michele si chiama, di realizzare questo logo. Bello. Che è stato l'anno scorso è stato leggermente modificato, perché quello originale era solo il cacio cavallo. Adesso abbiamo aggiunto il logo, lo scudo del Molise. Ah, bello, sì, infatti. Con il cacio cavallo e sì, i nostri colori dietro. Bello, e bello. Abbiamo tolto, inizialmente era solo, c'era oltre al Molise c'era anche Milano. Sì. Però siccome vi ho detto che adesso siamo usciti anche fuori da Milano, in altre città, sarebbe stato complicato fare per ogni città un adesivo. E abbiamo fatto uno per tutti, che dove c'è scritto solo Molise. Benissimo. Sì, certo. Infatti lo trovate nelle migliori città europee, mondiali, perché è dappertutto. A New York, l'ho visto dappertutto, dove vanno calcio cavallo. E il calcio cavallo invece sta conquistando il mondo, perché cioè, noi molisani siamo fieri, voi lo state veramente dicendo sempre. Pubblicate anche delle foto sempre in Molando a tema, perché il calcio cavallo è... Sì. Di profondo rispetto, insomma, noi molisani è una cosa proprio che... Le nostre pepite d'oro. Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Ora vi siete pure... Il nostro però per andare in tema, mo, il coronavirus, un po' di esatto. Che ci ha fatto... Che sono stati dei periodi duri, un po' per certo. Tutti quanti. Avete fatto anche delle nuove mascherine, abbiamo visto a sì, tema. Sì, sì, sì. Che sono... Ce l'ho anche qui, ce l'ho, eccola qui. Ah, ecco, in diretta, bella, sì, 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 sì. Sì, ma è anche molto bella, io ti faccio i complimenti perché è bella ricca, a differenza delle semplici mascherine, questa ha sì. Tutta una sua... Abbiamo fatto, questa è il richiamo anche alla nostra maglietta, esatto. Ci sono gli stessi più o meno loghi, sì. E ogni logo rappresenta qualcosa del Molise, o un simbolo, le campane di Agnone... La spiga di grano di Elsi, non so, le palme di Termoli, il vino di Riccia, l'arrosto che è tipico di Riccia, il vino di Riccia, le carte che ci accomunano, tutti i bar certo. Del Molise, trattori, caciocavalli, forchette, la cipolla di Sernia, abbiamo un po' di tutto. E ovviamente abbiamo anche le ragazze. Voglio dire. Eccola qua. Sì. Certo. Questo fa un po' cioè, a me piace particolarmente perché c'è sempre il caciocavallo, l'abbiamo detto. Certo. Ma sai come mi sa che ci hanno messo qualcosa sotto per non farlo sporcare la terra? Dove dici? Dove? Aspetta. Ah, sì, sì, sì. Perché qui. Ah, sì, sì, sì. C'è un tagliere. Quello è il mio tagliere a forma di maiale. Vedi? Fatto apposta. Se ci zoom si vede, guardalo. Vedi? Ah, no, che bello. Bello, bello, bello. Quello è il mio tagliere da sport. Io c'ho il tagliere che porto in giro. Ah, okay. Giusto, infatti nei video io vedo che quel tagliere io lo porto che... sempre. Tranne quando vado all'estero, altrimenti mi arrestano col coltello. Bellissimo, assolutamente. E spesso andiamo anche all'estero. Abbiamo fatto anche dei tornei certo. fuori nazione. Siamo stati ad Ibiza, siamo stati a Amsterdam, a Berlino. E dovevamo andare a Praga quest'anno, però il coronavirus ha mandato tutto in fumo. È sempre a fare tornei, a far conoscere la nostra pazzia, la nostra ospitalità, la nostra, mondo, certo. Anche all'Europa, al mondo. Speriamo magari di uscire anche fuori dall'Europa. Speriamo. Qualche volta. Esatto. Noi da Morisani ce lo auguriamo perché spread the word, cioè veramente noi vogliamo far capire... Certo. Anche noi come podcast, insomma, il Molise non solo esiste, ma è ricco però. Parte di persone fantastiche e con un sacco di talenti. Certo. A parte il cibo e tutto, ma anche le bellezze. Perché assolutamente. Esatto. Abbiamo bellezze, abbiamo il mare e la montagna e non tutte le regioni hanno la fortuna di avere queste bellezze. Sì. Abbiamo monumenti importanti a livello archeologico, a livello culturale. Abbiamo un esempio: Altiria, Pietra Abbondante, Larino. Poi abbiamo le sagre: la festa del grano, la festa dell'uva, la carrese di San Martino e degli altri paesi a Brescia. C'è di tutto. La fonderia, io starei qui ore. Perché esatto. Poi. Mi piace, quindi... E alla fine è la realtà, perché noi... Lo slogan, il Molise esiste e resiste. E resiste. E incanta anche, direi, sì, no? Sì, sì.
Noi in un video, quando abbiamo fatto la parodia dei quattro ristoranti, dove ero il Mario Borghese, no? Alessandro Borghese, Alessandro, facciamo la parodia con i quattro bar. Nel finale coniamo bellissimo questo slogan che diceva che in Molise piangi tre volte, non due, tre volte. Quando arrivi, quando riparti, ma soprattutto quando ti pensi. È vero. No, se è vero, ma giusto. Cioè, quella è la vera. È vero, vero, vero. Sì, l'hai portato. Ah, questa è la campanella del quizzone. Conosci il nuovo format? Hai visto un quizzone. Po'? Questo è il quizzone. Allora, se fosse una macchina fuori. Tutti lo dicono, bellissimo. Fila parcheggiata, non so. Allora, questo è il quizzone. No, perché ho parcheggiato male, perciò. Ah, cavolo, che... cosa pure io, aspetta, ci penso. No, no, io parcheggio bene. E allora, il quizzone. Noi ti vogliamo sottoporre ad una dura prova, perché questo è... Allora, prima domanda facile. Io sono teso, lo dico. Pure noi. Questi quiz mi mettono ansia. E poi, allora, posso dire una cosa prima che iniziamo? Allora, se vinco, grazie al calcio cavallo, se perdo mi assumo tutte le responsabilità. Ok, va bene. Allora, nel 2012 Microsoft rinnova il logo trasformandolo in un quadrato suddiviso in quattro quadrati più piccoli di quali colori? Devo dirli? Sì. Fondamentalmente devi ricordare il logo di Microsoft. Lo so, allora. Arancione, verde, blu. E poi? E bianco. Aspetta, quale mi ricordo anche io. E dai. No, 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 manca allora, una. Cioè, non è bianco, ma... Ripeti i colori. Arancione, verde, blu. E poi uno che non possiamo dire, altrimenti... Allora, due dei detti corretti. Quindi hai altre un'altra possibilità per dire... Giallo. Giallo. No, l'altro, l'ultimo. Dire. Giallo, giallo, l'ha detto. Arancione. Arancione sarebbe verde, rosso, perché blu, alla fine rosso, si mischia nel rosso, verde, blu e giallo. Esatto, sì. Esatto. La risposta Windows 7 aveva... era più arancione, sì, è poi vero. È diventato rosso nel... Ah, posto, ci ambregamo massimo. No, no, va. Risposta esatta, un punto. Un punto. No, ma è assolutamente giusta, insomma, va bene. E allora si festeggia. Sì. Col calcio a cavallo. Sì, assolutamente. Allora, questa è media difficoltà. Sì. Come è chiamato un assembramento, per rimanere proprio in tema, improvviso di persone in uno spazio pubblico per mettere in atto in breve tempo un'azione insolita? Ma sì. Questo è riferimento al coronavirus? No, 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 è semplicemente... Quando un gruppo di persone fa una cosa insolita all'improvviso. Assembramento, quindi questa parentesi. Allora, c'è quello che quelli quindi, che frequentavo in gioventù, ma non penso siano quelli rave. Non penso. No. Lo fanno con una, allora ti do un indizio, lo fanno con una coreografia quando lo fanno. Ah, ok, flash mob. Sì, esatto. Volevo dirlo, però. Esatto. Dai, esatto. Due punti. Sì, ormai vabbè, passato. Ora soprattutto non ho più. Io i miei trascorsi da animatore, quindi ne ho fatti. Ah, bellissimo, dai. Sì. Vai. Ok, allora domanda difficile. Okay. Qual è il primo paese al mondo a riconoscere legalmente il matrimonio tra persone dello stesso sesso? Allora, questi tra tre devi rispondere tra tre nazioni. Devi scegliere tra tre nazioni. Paesi Bassi, Svezia o Stati Uniti? Io direi... È difficile questa. Allora... Sono tre nazioni... Secondo me una è messa a trabocchetto. Tipo Paesi Bassi potrebbe essere messa a parte bocchetti, direi Svezia. Allora ci devi dare la tua risposta. Svezia. Pensaci bene, sai perché? Prima che se rispondi. Ci devo pensare bene, allora... No, non te lo dico, no, te lo dico okay. Assolutamente, io non l'ho nemmeno vista la risposta, okay. Te lo dico francamente. Però okay. È difficile, quindi non è scontata. Su tutto quindi qua. Se non è se scontata... confermi Svezia, ma io... Come la legge? Ok, vabbè. Lanciamo Stati Uniti allora? Se non è sconcino. Abbiamo dato tutte e tre, potevano essere. La confermi possibili. Stati Uniti? Stati Uniti. Risposta errata. Perché gli Stati Uniti nel 2015, invece i Paesi Bassi nel 2001. Hanno il ma io infatti... Vedi il trabocchetto, esatto. Mi sono andato più sulle droghe leggere. Esatto. Pensavo che avessero fatto... Non avessero tutte le diciamo i primi posti per sì, tutte le legalizzazioni. Queste nazioni sono da un lato avanti, vedi, da un lato. Cioè... Chiedo scusa a tutti i miei amici olandesi, Rohia. Allora, però puoi farti con una domanda bonus. Ok. Sei uno che segue il calcio, lo sportivo, insomma. Vabbè.
Ok, allora vai. Abbiamo una domanda bonus sul calcio. Sul calcio, calcio, sul calcio, sì. Quale blasonata squadra viene retrocessa in Serie B nel 2006 in seguito allo scandalo soprannominato Calciopoli? Questa la sanno. Mi duole dirlo, ma la Juventus. Il Juventino? Sì, ah, sì, ecco perché. Io sono interista, un godo. Ah, vabbè, a parte gli scherzi. Io sono milanista, quindi non so. Risposta esatta. Dai, 3 punti. Vedi, recuperato quella del... Perfetto. Quindi in classifica siamo alti? Siamo alti, sì, abbastanza. Siamo alti con 3 punti. Esatto. Ma sì, comunque sì, la più difficile era la prima, se posso dire. Ah, addirittura. Dei colori lì, non era facile ricordarli. Invece, vedi, uno forse che noi, standoci sempre, forse li vediamo spesso, ci viene facile. Infatti, questo. Cioè, tu sai... Che ci stanno, però non ci certo. Sì. No, hai ragione, bello, mi è piaciuta questa. Non ci fai caso. Sì. Allora, Danilo, siamo quasi arrivati più o meno anche alla fine della nostra puntata. Giorgio mai. Vedi, il tempo passa. Purtroppo è così. Noi ti vogliamo fare ancora quasi ora di cena. Noi ti vogliamo fare ancora di più divertire, perché abbiamo un'altra immagine da farti vedere. Mamma mia, adesso ti mostreremo su schermo. Ah, sì. Eccola qui. Di Luigi Herbert. Sì. Qui siamo andati a trovarlo a Radio 105, dove lavorava. Eh sì, lui infatti lavorava. Scusate, no, figurati. Sì, abbiamo portato la nostra bandiera. Questa era ancora quella che vi dicevo, vecchia. Uh-huh. Calciocavallo, Molise, Milano, si intravede. E Herbert è stato il nostro attaccante di punta quell'anno, segnava sempre di catapulta lui. Come una catapulta. Tra l'altro salutiamo Herbert quando voi siamo qui. Di porte. Com'è lui come persona? Perché è come la vedi nei video, uguale. Sì. Non voglio dire come la vedete nei video, però è una persona molto semplice e buona. Poi non è che lo conosco, non siamo proprio amici del cuore. Altri ragazzi hanno avuto anche un'altra opportunità per stare con lui a quelli che è il calcio. Infatti. Al pub 442 a Milano. E abbiamo fatto un collegamento e c'era tutta la troupe del calciocavallo alle spalle di Herbert. E come al solito ci siamo fatti riconoscere. Bellissimo. Perché il Molisano, il campo Bassano, si trova un po' ovunque, no? Sì, ovunque, quindi... È una cosa che non ti ho chiesto a te, scusa Mario. Dimmi. Ma tu come l'hai passata la quarantena, per esempio? Perché io... Perché noi ai nostri ospiti chiediamo la quarantena, come è andato? Perché giustamente voi invece di calciocavallo, come avete vissuto questo... È stata dura, io l'ho fatta in Molise. Okay. Però altri che l'hanno fatto a Milano hanno sofferto tanto, era molto più complicato. Certo. Io sono stato in famiglia, anche se è stata dura anche stare in famiglia, con mia mamma che mi inseguiva con i piatti, le cose poco da mangiare. Tutti, sì. E poi ci siamo anche divertiti a fare dei video, abbiamo fatto un video, abbiamo fatto delle foto anche a distanza. Ci abbiamo provato anche se non era facile. Certo, perché non stando a contatto non è facile lavorare tutto, fare dei video in smart working non è. Sì, ora con lo smart working è tutta una sperimentazione, quindi sì. E invece dei tuoi compagni di squadra, no? Perché ce li puoi descrivere un po', perché adesso tu sei venuto qui... Un collettivo di quante persone? L'ha detto prima, mi sembra. Allora, se ti fai il conto solo a Milano, tutte le persone che collaborano, quando facciamo le feste arriviamo pure anche a 160-170 persone, quando facciamo le feste, quindi tutte le persone, oltre ai giocatori e le persone che collaborano e sono intorno alla squadra. Sì, perché tu hai diviso in squadre, poi in tutta Italia. Sì, poi abbiamo le squadre, quindi di Torino, Bologna, Pescara, Roma e Londra, che più o meno hanno fatto una festa a Londra poco tempo fa, erano arrivati a 100 persone. Molisani di Molisani e amici di Molisani. I Molisani e amici di Molisani. Vedi che cosa significa la nostra terra? Da una parte è bello perché tu ti ritrovi, però da una parte è brutto perché vuol dire che qua non stai mangiando nessuno. Mi ricordo sempre quando mi dicono quanti Molisani siamo, un altro video che abbiamo fatto con un ragazzo italo
canadese molisano, che lui disse: penso che ci stanno più molisani all'estero che in Molise. Ha ragione. È vero, è vero. Però col suo slang, certo, italo maccheronico, è stato bello. Sì. E poi due volte all'anno, di solito, quest'anno è anche saltata, sempre per il corona. Peccato, veramente. Il 15 d'agosto e il 27 di dicembre facciamo la festa. Il 27 di dicembre, il giorno che il Molise si è separato dall'Abruzzo. Nessuno l'ha mai fatto, è bellissima questa cosa. Abbiamo fatto questa festa da un po', l'anno scorso abbiamo fatto al Blue Note. C'è stato un sacco di gente, altre volte alle 4 via 9, Pinchiaduro, certo. È andata sempre benissimo. Bello, bellissimo. Quindi anche immagino avete... Lo sapevo, visto? Sì, no, manco io. Quindi immagino avete anche altri progetti futuri, cioè cosa bolle in pentola? Difficile. Abbiamo idee, il problema è trovarsi e trovare il tempo, perché comunque noi non facciamo questo di lavoro. Anche se la gente crede che io faccia i video per mestiere, non so se si può chiedere, ma cosa fai in realtà? Io vede? Sono un insegnante. Ok, infatti prima non l'abbiamo detto. Scuola primaria. Ho lavorato per anni con i bambini disabili. Bella cosa. E comunque lavoro a scuola. Questo rapporto... Quindi non è il mio mestiere fare, certo, i post e i video del calciocavallo, ma sta diventando quasi un lavoro, okay, non retribuito, perché piuttosto con quelli che ci mettiamo noi per farli i video. Questo però lo facciamo con possiamo piacere. Capire anche, certo, noi. Lo facciamo con piacere. Certo, e questo infatti hai citato proprio i ragazzi disabili, i bambini disabili. Ti ha toccato, è stata una cosa che comunque... Io? Sì. Nel senso il mio mestiere? Sì, ti tocca. Io ho sempre avuto... Con i bambini mi trovo bene, non so, sarò io anche un po' bambino dentro. E poi anche prima di insegnare ho lavorato per anni come animatore d'estate all'estero e in Italia. E sarà quello anche mi ha dato un po' di pazzia e di... diciamo faccio da culo, perché molti video che abbiamo fatto, tipo quando siamo andati in Piazza Duomo a disturbare le persone con caciocavallo e soprestato, esatto, ad offrirlo, lì ci vuole una bella faccia da culo ad andare in giro col tagliere a importunare le persone, mamma però mia. È stato bellissimo. Come hanno reagito loro? Giusto facciamo una piccola... Vabbè, noi poi andavamo da quelli più, i sezionavate, più particolari, esatto, sì, li prendevamo anche in giro. Andavamo tipo dai cinesi, cioè a chiedergli: ma tu mangi un furnatente? Quelli non capivano che cosa. Tutti così. Sì. Oppure in un altro siamo andati a chiedere i confini del Molise ed è stato bellissimo, perché non li sapeva nessuno. Basilicata era ricorrente, sta Basilicata che confinava con il Molise, e dicevo no, persone mi dicevano: ma sei sicuro? Certo. Ad alcuni io ho fatto credere che il Molise confinasse con l'Albania, Madonna, e la Croazia. E ci hanno creduto. Madonna. Questa cosa grave. È molto bravissima, grave. Molto grave. Allora, guarda, Mario, sei stato simpaticissimo. Noi ti vogliamo far vedere per concludere. Alcuni dei vostri meme. Vostri meme, che tra l'altro, eccolo qua, adesso te li facciamo vedere. Sono su Facebook. Da qui c'è... devo ricordare, ah sì, ecco. C'è un Buffon che pensa, tu non avevo notato il pallone là, è certo, perché bellissimo. E poi c'è un altro, adesso te lo facciamo vedere appena carica. Poi Buffon, vedi, non per vanto, ma sia ben chiaro, Buffon lo alleniamo noi. Con il calcio davanti, certo. Ecco, questo è un altro. Questa è iconica. Questa è una collaborazione un po' Molise Abruzzo. Sì. I nostri cugini di una volta. Rocco. Sì. Questo calcio cavallo non può essere più usato adesso. È diventato un arrosticino. Bello, infatti. Ma che poi tra l'altro sembra, cioè fatto bene, perché sembra proprio che lui in realtà... Sì, ma io quando l'abbiamo fatto, Matteo, l'altro ragazzo, gli ho detto: forse questo calcio cavallo è un po' troppo piccolo per noi, per coprirlo tutto. Sì. Ma bellissimo. E poi abbiamo un ultimo meme, guarda che ti facciamo vedere, questa pure è bellissima. Aspetta che ho ripreso quello di prima, madonna mia, sono stupido. Mitico. Sì, Bud, Bud, sì.
Bud è... quando vedo Bud Spencer ricordo mia nonna, sempre, che c'è in un video, adesso non c'è più, ma c'è in uno dei primi video che abbiamo fatto del pacco da giù, perché lei poi mi mandò famoso pacco mi mandò un camion di roba a Milano. E con mia nonna mi ricordo il mercoledì su Rete 4 vedevamo sempre Bud Spencer e Terenzille, e quando li vedo sono allegro, mi trasmettono allegria e felicità. Bellissima sta cosa, proprio bella. Un collegamento con mia nonna, bellissimo. Wow, bellissimo. E poi abbiamo visto, hai fatto anche il cantante nella canzone, i Fostrossi. Sì, sì. Che ormai è un artista a tutto tondo. Ma... ti sei cimentato. Ormai l'area di Milano sì, ti ha comunque... Sì, figa l'area di Milano. Contagiosa. E com'è stato fare il cantante? Ma... a me piace cantare. Ho vinto tra gli amici, vincevo sempre al karaoke. No, dai, un po' intonato credo di esserlo. Eh sì, dai, in Fostro mi piace, è stato... visto, sì. Mi piace, non c'è l'autotune, quindi ho cantato da solo. Molti pensano che ci sia, invece non c'è. C'è solo l'effetto eco, per richiamare la canzone originale. Sì. Ed è stato bello, anche l'anno scorso è stata la prima volta con le cuffie e il microfono, ero molto emozionato, questa volta è andata molto meglio, perché era già la seconda volta. Ma adesso se facciamo un altro pezzo, facciamo il tour in giro per il Molise. Sicuramente. Con Gigione. Sì, sì, sì. Tutte le sagre però. Sagra Soprassata, Asava Ciccia. Tu Presutto, Tu Cace Cavallo. La festa dell'uva sì, vogliamo dire. La festa dell'uva. Vogliamo il carro di Calcio Cavallo. Sì, okay. Sì, per forza. Nani, io mi sono divertito tantissimo, ti giuro. Vabbè, guarda. L'ultima cosa da chiedere. Se proprio ci vuole dare uno spoiler di qualche progetto futuro, c'è qualcosa che sta bollendo. L'abbiamo fatto, l'ho fatta io la. C'è qualcosa che. Se c'è qualcosa che bolle in pentola oltre ai pomodori, perché vuole il tempo di salsa, come sappiamo. Ah, l'avevamo già fatto un video sulla salsa. Sì. Avevamo messo la mia famiglia. Accelerata, nel senso velocizzata, con un pezzo di salsa in sottofondo, sì, sì, per ridere così. Abbiamo un po' di progetti, abbiamo dei video, però se ti dico che cos'è, poi ho paura che qualcuno ci possa... Ci possa prendere l'idea. È giusto. Bravo. No spoiler, no spoiler. Sì. È anche giusto così, direi. Esatto, esatto. Vabbè, ovviamente vi lasceremo i profili Instagram sia di Mario che di Calcio Cavallo in descrizione. Tanto già li conosceranno perché tutti vi... Infatti. Vabbè, come conoscono. Ora facciamo uno scambio del testimone perché lui ci ha dato i suoi adesivi. E sono soldi? Ah, no. Allora, sì, questo è di... Bellissimo. Questo è il suo personalizzato di Mario. Bellissimo. E questo è del Calcio Cavallo. Bello. Allora, vi posso dare un consiglio: la prossima volta fatelo anche di cartone. Facciamo sotto un bicchiere. Sì. Bello. Bello, bellissimo. Bella idea. Assolutamente. Che cosa? No, ne attacchiamo 10 uno sopra l'altro. Anche questo ce l'ha proprio. Bellissimo, sì. Bellissimo. Eccolo qui. Eccolo sì. Qua. Allora, grazie Mario, veramente grazie sei stato voi, simpaticissimo, sì. Siamo divertiti un sacco, siamo rimasti veramente anch'io. Contenti ed è stato un piacere. E magari abbiamo raccontato cosa c'è veramente dietro Calcio Cavallo, che magari non tutti lo sanno. Sì, quindi sì, c'è, sì. Ci sono un sacco, certo. Un sacco di persone. Cioè, pazzia e impegno. Esatto. Un po' di idee fuori... Ma soprattutto c'è il Molise dietro. Sì, il Molise. In primis. L'amore certo. Per questa terra. Sì. È la cosa principale, fondamentale. Esatto. Quindi tu ti definisci fieramente un terrone. Sì, fieramente molisano. Poi terrone, sì. No, terrone amante. Un po' dispregiativo. Sì, terrone amante della propria terra, sì, sì. Ah, poi ci siamo dimenticati una cosa. Ah, ecco, se vuoi concludere, vai. No, vai, dimmi. Noi di solito lo chiediamo ai nostri ospiti, insomma, alla fine del tutto. Giustamente abbiamo parlato fino ad ora del Molise, ma un ragazzo al giorno d'oggi, un nostro coetaneo, insomma... Mm. Secondo te ha la possibilità in questa regione di poter realizzare anche dal punto di vista lavorativo qualcosa? Insomma? Allora, guarda che in questa regione ci sono, come diceva lui prima, ci sono bellissime personalità, giovani talenti. In gamba, che sanno fare e hanno qualcosa da dire. Il problema è far capire a chi di dovere. Amministra.
che di dovere. Di non far scappare queste persone, e perché il Molise ha bisogno di questi ragazzi e di creare dei posti di lavoro. Noi non, detto da me che sono dovuto andare fuori, è un punto dolente, certo, perché mi dispiace, lo puoi dire forte, cioè. Mi dispiace aver abbandonato questa regione, però tra virgolette questo allontanarmi ha fatto nascere questa cosa, questo quindi, nostro allontanarci, quindi non solo mio ma di altri ragazzi, perché come detto quando... chi vive in Molise ha la fortuna di lavorare, avere la famiglia in Molise, non ha mai, che non è mai uscito fuori da questa regione per tanto tempo, ma solo in vacanza, non può capire cosa significa stare lontano per tanto tempo da qui. Vero, certo. La vita è completamente diversa. Questo è un limbo, è una l'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Esatto. Sono anche felice che la gente di fuori lo conosca, mm-hmm. ma ho anche paura... che possano cambiarla, ecco, ecco. Però qualcosa bisogna fare. Bisogna, esatto, questo è vero. Sì, soprattutto. Esatto. Allora, grazie fare. Di nuovo Mario. Sì. E... infatti, sei stato veramente super, a parte simpatico e poi super... anche... Cosa vuoi dire? No, super guarda, bello. Super soprattutto. Sul divano di Brazzer, stato affascinante, dai. Abbiamo cambiato il colore solo per me. Sì. Ho fatto il casting a Gian Mario. Lo ringraziamo di nuovo, ringraziamo e facciamo dei grandi complimenti anche a tutto il team di Calciocavallo. Riporterò, anzi esatto. Vedranno il video. Certo, dai, certo. Grande. Sì, 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 sì. E niente, la puntata di oggi è finita, vi ricordiamo che potete vederci su tutti i nostri social che sono tutti in descrizione e ci becchiamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!